Sentiamo Michele Tornatore del Comitato Green Bloc. Voi siete sempre stati contrari all'apertura di Corso Vittorio Emanuele al transito veicolare. Stamattina è stato fatto, cosa ne pensa? Continuiamo a essere assolutamente contrari alla riapertura del traffico, perché noi non, qualcuno l'ha definito la rivoluzione del traffico, io dico che è un'involuzione del traffico e della città, è un ritorno indietro e i passi indietro non sono mai produttivi in nessuna attività se non giustificati da qualcosa di serio. Io non so cosa ci possa essere di buono in una riapertura del traffico con carreggiate chiuse, carreggiate più strette come queste di Corso Vittorio Emanuele, che è delimitata dai paletti, quindi non si potrebbe neanche attuare la sosta selvaggia che tanto i nisseni amano in questa città. Invece serve solo a un maggiore incremento delle polveri sottili, dei gas di scarico, perché è tutta fatta in una maniera sbagliata. Sono state implementate i pezzi in salita, via Mauro Tumminelli al contrario è un pezzo in salita che porterà le macchine a emettere più scarico. La rotonda della Badia, davanti alla chiesa della Badia di Santa Croce, mi pare che sì, Santa Croce, quella chiesa, lì arrivano 4 direttrici di traffico. Appena la gente realizzerà che può passare da qua, lì non so, già è difficile adesso, perché tra parcheggio per la farmacia, parcheggio selvaggio, che era, come dicevo prima, è il nostro obiettivo primario di noi nisseni, dobbiamo parcheggiare dentro il locale commerciale dove dobbiamo andare. Io non so come abbiano pensata questo tra virgolette piano del traffico, che poi a me piace precisare una cosa: questa non è una ZTL, nessuno sa forse cos'è veramente una ZTL. Questa è un'apertura al traffico con limitazione a isola pedonale dalle 17 alle 21. La ZTL è una cosa totalmente diversa: si dà agli aventi diritto la possibilità di passare in determinate ore della giornata, gli altri devono attenersi al traffico, alle direttrici di traffico autorizzate. Il problema che poi è vero è che ci vogliono maggiori parcheggi, che ci vuole la SCAT che veramente riesca a mettere in condizione di fare un servizio più consono a quelle che sono le esigenze della città. Questo è il mio e penso e ritengo anche che dei miei amici dei Green Bloc. C'è anche chi dice che per come è stata fatta la strada con queste mattonelle, col passaggio delle auto, dei pullman, si rovinerà. Assolutamente sì, perché è stato concepito non per un passaggio veicolare, per quello che so io, non per un passaggio veicolare continuo, ma solo per un passaggio da ZTL, cioè temporaneo, non con un flusso continuo di macchine. Abbiamo già fatto esperienza in Piazza Garibaldi, che è totalmente rovinata, abbiamo fatto esperienza in Corso Umberto, che è stata rifatta un'altra volta la pavimentazione, quindi adesso abbiamo buttato questi soldi, perché se continuerà così saranno soldi buttati, bisognerà rifare anche Corso Vittorio Emanuele.